Loredana Lecciso e Albano Carrisi, auguri speciali per il compleanno della figlia Yasmine. Loredana Lecciso e Albano Carrisi festeggiano il 17° compleanno della figlia Yasmine, gli auguri speciali della showgirl per la sua bambina su social. Oggi, venerdì 15 giugno, per Loredana Lecciso e Albano Carrisi è un giorno davvero speciale. La showgirl e il cantante di Cellino San Marco, infatti, festeggiano il compleanno della loro primogenita. Yasmine, infatti, compie 17 anni e per lei sono arrivati gli auguri speciali della mamma che, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui è insieme alla sua bambina scrivendo, "Ancora auguri amore mio. Sempre più bella, Yasmine Carrisi è ormai una giovane donna che ricorda la bellezza delle sue sorelle. Yasmine, inoltre, ha anche una splendida voce e, da grande, potrebbe seguire le orme del padre Albano, sempre più orgoglioso di lei. Nonostante l'amore sia finito dopo 18 anni, dunque, Yasmine e il fratello Bido, terranno per sempre uniti Loredana Lecciso e Albano Carrisi che hanno messo davanti a tutto la serenità e la felicità dei figli. Albano Carrisi difende Loredana Lecciso da mamma Yolanda. La fine della storia tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi continua a far rumore. Nelle scorse settimane, in un'intervista rilasciata ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni, la madre del cantante, la signora Yolanda, non aveva rivolto complimenti all'ex nuora. Romina l'ha sempre chiamata Yolanda. Loredana, invece signora Carrisi aveva dichiarato Albano mentre la madre aveva aggiunto "meno ci sono donne e donnole". Parole forti quelle pronunciate dalla signora Yolanda che hanno spinto Albano a difendere l'ex compagna, "Loredana non ha mai detto nulla di male su mia madre. Loredana è una donna molto intelligente, nei confronti di mia madre è stata sempre una signora, benché non godesse del suo favore. Il tempo è galantuomo. Grazie Albano", ha poi detto la Lecciso.